Dante, Dante, un ribelle. Ora leggiamolo. Teodolinda Barolini, italianista, ha scritto un bel libro su Dante Alighieri. Questo è il Corriere della Sera, vedete odierno, guardate il Corriere della Sera, vedete? Dante, un ribelle, ora leggiamolo. Teodolinda Barolini, italianista. E io fui professore di filosofia e storia nei licei, poi diventai preside di ruolo nei licei. E come professore di filosofia e storia nei licei mi dovetti occupare anche di Dante Alighieri, vabbè che l'avevo studiato anche nel corso degli studi, sia durante la scuola media superiore che all'università, però mi dovetti occupare. E ricordo che quando parlavo ai miei alunni del grande Dante Alighieri, però citavo anche Friedrich Nietzsche, il quale di Dante scriveva la iena che scrive poesie sulle tombe, la iena che scrive poesie sulle tombe, capito, cara italianista Teodolinda Barolini, non ti piace Teodolinda Barolini, Friedrich Nietzsche, che diceva di Dante Alighieri la iena che scrive poesie sulle tombe? Certo, era il Medioevo, siamo nel 1300 dopo Cristo, certo, inferno, purgatorio e paradiso, le pene, ma che Dio cattivo che è rappresentato nella Divina Commedia, che Dio cattivo che è rappresentato. C'aveva ragione Nietzsche, che diceva di Dante Alighieri, la iena che scrive poesie sulle tombe. Io devo dire la verità, non ci ho mai avuto tanta simpatia con Dante Alighieri, anche per l'ipocrisia delle poesie, del dolce stil novo, no? Ella se va tutta sentendosi laudare benignamente l'umiltà vestuta e par angel sceso dal cielo a miracol mostrare l'amore è una passione patriarcale, sta tanto bugiarda tra l'altro, perché ella se va tutta sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, tanto che Dante Alighieri scriveva queste belle poesie e magari sua mamma o qualche altra donna andava a lavare le sue camicie, le sue mutande nell'Arno. Io la penso così, cari amici, perché io sono questo qua, vedete, questa è la mia ultima opera, La stirpe del serpente, dove si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato, e capito, è italianista Teodolinda Barolini, io sono questo qua, a te Teodolinda Barolini, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.